qua? Sì. Don Paolo Lunice, ausiliare del settore sud, ormai vescovo a Siena. Ma portami anche preso, guarda. Vescovo a Siena. Ma non vanno mandato il sotto un tempo. Lei farà benissimo, perché c'era i segni che sono bianchi di un treno.
tanto bene. Lei si fa indovinare la fortuna con questo? Faccio molto apposta, non ho bisogno. Ecco una tua canzone, prendi questa mano zinga. Santità, ho ancora vive nel cuore le parole che il suo santo predecessore Paolo VI più di 50 anni fa rivolse alla comunità dei Rom, alle comunità di tutta Italia che erano convenute a Pomezia. Queste le sue parole: voi nella Chiesa non siete ai margini, ma sotto certi aspetti voi siete al centro, voi siete nel cuore. Perciò, Santità, voglio esprimerle profonda gratitudine a nome della Fondazione Migrantes e della Conferenza Episcopale Italiana per averci accolto come un padre in questa casa che sentiamo anche nostra. I nostri fratelli Rom e Sinti non sono diversi, perché il diverso è altro. Il diverso non lo prendi neppure in considerazione. Direi che questi nostri fratelli sono unici e l'unicità è dono ed è ricchezza. Mi diceva uno di loro, con cui avevo fatto amicizia 30 anni fa quando era a Firenze: vede padre, mi diceva questo Rom, le vere distanze non sono quelle chilometriche, perché oggi a raggiungere tutti i paesi della terra si fa presto, ma le vere distanze oggi sono quelle fra la testa e il cuore. Padre Santo, ci aiuti stamani ad avvicinare queste distanze. Grazie. Yava kamur dive, yava tika neki mens, tavili kanaiko, yava mur dive, yava tu mur pra, yava tika neki mens. Tavili kanaiko, yav murdive, yav tu juve, yav ti kaneki mens, tavili kanaiko, yav murdive. Yav tu chauro, yav ti kaneki mens, tavili kanaiko, yav murdive, yav tu taroves, yav ti kaneki mens, tavili kanaiko. Yav murdive, yav tuta gyaves,
Yavati kaneki men tavili kanaiko Yav murdibe Yav murdibe Yavati kaneki men tavili kanaiko Yav murdibe In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, tu sei un Padre che non fa preferenze. Nella tua bontà hai onorato il popolo gitano sparso nel mondo con il dono del primo martire, il beato Sefirino, pieno di amore per te e per il prossimo. Concedi che per la sua intercessione siano battuti i muri della divisione, dell'odio e diventiamo costruttori di una umanità rinnovata nella giustizia, nella fraternità e nella pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Alleluia, 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 alleluia. 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 Dal Vangelo secondo Luca. Ed ecco, in quello stesso giorno, due di loro erano in cammino per un villaggio distante circa 7 miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano di tutto quello che era accaduto. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro, ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che sono questi discorsi che state facendo tra voi durante il cammino?» Si fermarono, col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli disse: «Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò: «Che cosa?» Gli risposero: «Tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i sommi sacerdoti, i nostri capi, lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e poi l'hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti, recatisi al mattino al sepolcro e non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto». Ed egli disse loro: «Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti. Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?» E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno già volge al declino». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono i loro occhi e lo riconobbero.
ma lui sparì dalla loro vista. Ed essi si dissero l'un l'altro: non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le scritture? E partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Buongiorno Santità, buongiorno a tutti. Mi chiamo Don Cristian Di Silvio, ho 30 anni e vengo dalla diocesi di Sora, Cassino, Aquino e Pontecorvo. Ed ho compiuto 3 anni di sacerdozio lo scorso 21 aprile, giorno di Pasqua, giorno in cui abbiamo celebrato la resurrezione di Cristo Signore. Sono cresciuto in parrocchia, nella chiesa madre di Cassino, tra il servizio all'altare come ministrante e l'azione cattolica. Ora svolgo il mio ministero come viceparroco nelle chiese di Roccasecca e di Colle San Magno. La mia storia è una storia ordinaria, resa straordinaria dal fatto che Dio mi ha scelto da un popolo che vive una condizione culturale differente dagli stereotipi con cui siamo abituati a relazionarci. Sì, sono un prete rom, uno zingaro che diventa prete fa sempre notizia. Un diverso, uno particolare. Ricordo che quando ne parlai con i miei compagni di seminario, la prima cosa che mi chiesero fu se abitavo in una roulotte, se chiedevo l'elemosina e se la mia famiglia andava a rubare portafogli alla stazione Termini. Invece qualcun altro mi diceva, mentre mi formavo alla scuola del Vangelo di Gesù, che dovevo comprendere che io ero stato scelto da un popolo che era diverso da quello italiano. Non mi sono lasciato abbattere da queste parole, grazie anche al mio padre spirituale. Ciò che ha reso ancora più straordinaria la mia storia vocazionale è stato il comprendere, nonostante mi dicessero il contrario, che non sono un diverso, ma come ognuno di noi presente in questa sala e non solo, sono unico e irripetibile. Siamo chiamati a sottolineare questo, secondo me, la nostra unicità piuttosto che la diversità. Ognuno di noi è dono, ognuno di noi è ricchezza se abbiamo come modello Gesù Cristo. Grazie Santità per l'ascolto. Io prego per lei. Lei per favore preghi per me. Santità, siamo 3 mamme rom in rappresentanza di un gruppo più ampio di donne che vivono nella periferia estrema della città di Roma, di diverse culture e religioni che periodicamente si riunisce per condividere esperienze, sostenere le reciproche fatiche, raccontare i successi. Il nostro gruppo si chiama Mondo di Mamme. Alcune di noi vivono in appartamenti in affitto, altri in case popolari, altri ancora in quelli che vengono chiamati campi nomadi, che altro non sono che delle baraccopoli, dei ghetti dove su base etnica le nostre famiglie sono segregate dalle istituzioni comunali. Come donne e come mamme avvertiamo sulla nostra pelle la distanza che spesso la società maggioritaria costruisce tra noi e le istituzioni pubbliche. I servizi sanitari non sempre sono garanzia di assistenza e supporto adeguato. Spesso la burocrazia, ma recentemente anche
politiche discriminatorie non facilitano. Quante di noi non hanno una posizione amministrativa regolare, l'accesso ai servizi base che possano garantire una salute a noi e ai nostri figli. Anche le recenti norme varate da chi è chiamato a governare renderanno più difficile la regolarizzazione di molte nostre famiglie, facendo cadere nell'invisibilità nuclei familiari che, anche se di origine straniera, vivono da decenni nel nostro paese. Malgrado conosciamo straordinari insegnanti, non sempre l'istituzione scolastica si presenta in grado di assistere pieno diritto all'istruzione ai nostri figli. Molti di loro, nelle aule scolastiche, vivono sulla loro pelle lo stigma della diversità e vedono dall'inizio la loro carriera scolastica come un percorso ad ostacoli davanti ai quali molti bambini e ragazzi finiscono per arrendersi. Non è facile nell'Italia di oggi trovare un lavoro che assicuri dignità e sostentamento economico. Lo è ancora di più difficile se sei donna, se hai poche risorse, se vivi nella periferia più estrema, se sei una donna rom. Discorsi di odio, ma anche azioni violente contro le nostre comunità sono in costante aumento e questa è per noi fonte di profonda preoccupazione. Alcune di noi vivono in alloggi non adeguati e sono vittime di sgombri forzati, organizzati dalle autorità in assenza di alternative adeguate. Guardiamo però al futuro con speranza. Siamo donne e siamo mamme e questo ci dà la forza di andare avanti per migliorare le condizioni di vita nostre e dei nostri figli. Uscire dalle nostre comunità, incontrare altre donne italiane e straniere, confrontarci tra noi senza chiusure. Ci dà forza nel credere che solo insieme, creando alleanza, potremo superare le barriere della differenza e della emarginazione. Ci aiuta a osservare tra noi quelle donne e quelle mamme che ce l'hanno fatta, che hanno vinto battaglie, superato ostacoli, sconfitto pregiudizi e che ora guardano il futuro con speranza. Vogliamo andare oltre ed essere anche noi protagoniste di quel cambiamento di cui tutti possano giovare. Sogniamo per l'Italia un risveglio d'umanità, un'Italia che abbracci la differenza, che si consideri fortunata per tutte le differenze e per le culture che la compongono, un'Italia che recuperi il valore della speranza. La stessa speranza che ogni giorno leggiamo negli occhi dei nostri figli e che le sue parole santità ci hanno sempre consegnato in questi anni e che ci aiutano a credere in un paese più umano, più giusto, più solidale.
Accomodatevi. Adesso tocca a me. Delle cose che ho sentito, tante mi hanno toccato il cuore, ma prendiamo una per incominciare, poi arriveranno le altre. Dicevo a questa mamma che ha parlato che mi ha toccato il cuore quando ha detto che lei leggeva, vedeva la speranza negli occhi dei figli. Ne ha quattro, mi ha detto, e questo va bene, questi sono due. La speranza può deludere se non è vera speranza, ma quando la speranza è concreta, come in questo caso, negli occhi dei figli, mai delude. Quando la speranza è concreta in Dio, vero, mai delude. Le mamme che leggono la speranza negli occhi dei figli lottano tutti i giorni per la concretezza, non per le cose astratte, no, aver crescere un figlio, dargli da mangiare, educarlo, inserirlo nella società, sono cose concrete. Le mamme anche sono, mi permetto di dirlo, sono speranza. Una donna che porta un figlio al mondo, è speranza lei, semina speranza, è capace di creare di fare strada, di creare orizzonti, di dare speranza. In ambedue testimonianze c'era sempre dolore, amaro, la separazione, quello che si sente nella pelle, non nelle orecchie, no? Ti fanno da parte, sì, tu passi, ma lì, non toccarmi perché... Te in seminario ti domandavano, si chiedeva limosine, si andava a termini. La società vive delle favole, delle cose, no? No, padre, che quella gente è peccatore, è una gente peccatrice. E tu non sei peccatore? Tutti ne siamo, tutti. Tutti facciamo sbagli nella vita. Ma io non posso lavarmi le mani guardando veri o finti peccati altrui. Io devo guardare i miei peccati. E se l'altro è in peccato, fa una strada sbagliata, avvicinarmi e dargli la mano per aiutarlo a uscire. Una cosa che a me mi fa arrabbiare è che ci siamo abituati a parlare della gente con gli aggettivi. Non diciamo questa è una persona, questa è una mamma, questo è un giovane prete, no? Questo è così. Le mettiamo l'aggettivo e questo distrugge, perché non lascia che sia la persona. Questa è una persona, questa è un'altra persona, questa è un'altra persona. I bambini sono persone, tutti. Non possiamo dire sono così, sono brutti, sono buoni, sono mali. L'aggettivo è una delle cose che crea distanze fra la mente e il cuore, come ha detto il cardinale. E questo è il problema di oggi. Se voi mi dite che
è un problema politico, che è un problema sociale, che è un problema culturale, che è un problema di lingua. Sono cose secondarie. Il problema è un problema di distanza fra la mente e il cuore. Come dici tu? Ecco. È questo. È un problema di distanza. Sì, sì, tu sei gente, ma lontano da me, lontano dal mio cuore. I diritti sociali, i servizi sanitari. Sì, sì, ma faccia la coda. No, prima questo, poi questo. È vero, ci sono cittadini di seconda classe, è vero. Ma i veri cittadini di seconda classe sono coloro che scartano la gente. Questi sono di seconda, perché non sanno abbracciare. Sempre con l'aggettivo buttano fuori, scartano. E vivono scartando. Vivono con la scopa in mano, buttando fuori gli altri. O col chiacchiericcio, o con le cose, con l'altro. Invece la vera strada è la della fratellanza. Vieni, poi parliamo. Ma vieni, la porta è aperta. E tutti dobbiamo collaborare. E voi avrete un pericolo. Tutti abbiamo sempre un pericolo, una debolezza, diciamo così. E la debolezza forse di lasciar crescere il rancore, no? Si capisce, è umano. Ma vi chiedo per favore, il cuore più grande, più largo ancora, niente rancore, e andare avanti con la dignità della famiglia, la dignità del lavoro, la dignità di guadagnarsi il pane ogni giorno, e questo ti porta avanti, la dignità della preghiera, sempre guardando avanti. E quando viene il rancore, lascia perdere. Poi la storia ci farà giustizia. Perché il rancore ammala tutto, ammala il cuore, ammala la testa, ammala tutto, ammala la famiglia, e non fa bene, perché il rancore ti porta alla vendetta, e la vendetta, ecco, tu fai così. Ma la vendetta, io credo che non l'avete inventata voi, eh? In Italia ci sono organizzazioni che sono maestri di vendetta, no? Voi mi capite bene, no? Un gruppo di gente che è capace di creare la vendetta, di vivere nell'omertà. Questo è un gruppo di gente delinquente. No, gente che vuole lavorare. Voi andate avanti con la dignità, il lavoro, e quando si vedono le difficoltà, guardate su e troverete che lì ci stanno guardando. Ti guarda. C'è uno che ti guarda prima, ti vuole bene. Uno che è dovuto vivere al margine da bambino per salvare la vita, nascosto, profugo. Uno che ha sofferto per te, che ha dato la vita nella croce. E uno, come abbiamo sentito nella lettura che tu hai fatto, che va cercando te per consolarti e animarti ad andare avanti. Per questo vi dico, niente distanza, a voi e a tutti, la mente col cuore. Niente aggettivi, no. Tutta gente, ognuno meriterà il proprio aggettivo, ma non aggettivi generali, secondo la vita che porta. Abbiamo sentito un bel aggettivo, no? Il club delle mamme, eh? È un bel aggettivo questo. Mamma, eh? È una cosa bella. Vi ringrazio tanto. Prego per voi, vi sono vicino,
e quando leggo sul giornale qualcosa brutta, vi dico la verità, soffro. Oggi ho letto qualcosa brutta e soffro, perché questo non è civiltà. Non è civiltà. L'amore è la civiltà. Poi avanti con l'amore. Il Signore vi benedica. E pregate per me. D'admiro ta crianza jute. Tus viros disegnada misto, pangime camate misto. Tada divese, chiavase, chilirome, tapachian cumurdive, tapachian cumurdive. Tada divese, chiavase, chilirome, tapachian cumurdive, tapachian cumurdive. Murdive il tu miriam prutrusciu, ta canan tu gives cuturdat, pangime camat misto. Ta da divese, chiavase, chilirome, ta pacian cumurdive, ta pacian cumurdive. Ta da divese, chiavase, chilirome, ta pacian cumurdive. Tapachian cumurdive. Sali cor priginas pangudo, tarumurdivel but camblo, tagivel cricinian grecimens. Ta da divese, chiavase, chilirom, tapachian cumurdive, tapachian cumurdive. Ta da divese, chiavase, chilirom, tapachian cumurdive, tapachian cumurdive. Dio Padre, illumina il cuore. Dio Padre, che ascolta sempre i desideri di chi spera in Lui, rivolgiamo la nostra preghiera. Dopo ogni invocazione, ripetiamo insieme, ascoltaci Signore. Ascoltaci Signore. Dio Padre, illumina il cuore e risveglia la coscienza di chi ha potere sugli uomini, che le tenebre del passato non diventino un orrore del presente. Dammi la forza di perseverare affinché, lungo il mio cammino, si aprono le porte che trovo troppe volte chiuse, nella speranza che possano anche i Rom Sinti, figli tuoi, sedere al tavolo con gli altri commensali, noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore Gesù, ti ringraziamo perché ti sei fermato con noi e ti preghiamo per le nostre famiglie, per i bambini, per gli anziani, per chi è malato. Proteggici sempre e fa che nel nostro cammino di fede possiamo essere ponti di amicizia che abbattono i muri del pregiudizio che troppe volte ci tengono lontani e separati. Noi ti preghiamo. Ascoltaci. Preghiamo per la Chiesa, perché ogni uomo deluso e affranto dalla tristezza, ascoltando il Vangelo, senta di nuovo ardere il cuore, come ad Emmaus si aprano i nostri occhi e ogni uomo riconosca il Cristo vivo per dare vita e pace al mondo intero. Imploriamo dal Signore grazie celesti per Papa Francesco, perché possa continuare con libertà e gioia il suo servizio d'unità. Noi ti preghiamo. Ed ora insieme la preghiera dei defunti. Yamen
prelavasa parmengre ciore mulè camlo de vele kerte ven pesal tute d'artri su carmo molin chiala cen tu salta camlenza amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il nome tuo, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane, dacci il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segnale di pace. Preghiamo. Dio Padre, suscita in noi comprensione ed accoglienza evangelica verso tutti per sentirci solidali sulla terra del nostro pellegrinaggio, seguendo l'esempio del gitano martire Sefirino, pieno di amore per te e per il prossimo, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. E adesso cantiamo la Madonna a Santa Maria del Camino. Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai. Santa Maria del Camino, sempre sarà con te. Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni, Maria, qua giù, Maria, cammineremo insieme a te verso la libertà.
quando qualcuno ti dice nulla mai cambierà. Lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità. Vieni, o madre, in mezzo a noi, vieni Maria, qua giù Maria, cammineremo insieme a te verso la libertà. Il Santo Padre adesso fa prima la foto con voi tutti, si mette qui una sedia e poi saluto ognuno e ognuna. Prima la foto e chi ha salutato può poi andare. No? Per la foto per favore sedetevi, così tutti sono visti, anche i cardinali. Questo non c'è.
Grazie, grazie. Mi spediscono. Mi raccomando, già lei è partita in qua, adesso gli fai. Dico sicuro, porta il camper pure qua. Beh, lì non ci sono questi problemi, ce ne sono altri. Non mancano mai, però magari questi problemi non ci sono, vedremo. Comunque continuate voi, il lavoro. Sono usciti l'altro giorno, sono andati a Casilina, siamo andati. Via Casilina dove? 1799. Cioè dove? Verso fuori? Dove? E che c'era? Un centro, una via qualcosa? Casilina. Ah sì. Via Casilina, misericordia. Perfetto. Borghesiana Finocchio, ho capito.